giro per il mondo, dicevi bene, è un grande gesto di generosità, di grande attenzione degli imprenditori, degli operatori culturali, sportivi e del mondo del volontariato, della DMC Terre d'Amore in Abruzzo, che senza non pochi sforzi abbiamo scelto Gabriele Cirilli come testimonial del bimillenario della morte nel mondo, perché noi abbiamo bisogno di valorizzare le nostre bellezze artistiche, culturali, architettoniche, ambientali e perché no anche enogastronomiche. E quindi abbiamo chiesto a Gabriele di declinarci il nostro amato poeta in tutte le salse, in tutte le cose che lui ha descritto, anche parlando di valorizzando le nostre bellezze naturali. Sulmona negli anni 30 le cittadine e le imprese di Sulmona hanno regalato a questa comunità il teatro, l'attuale teatro comunale. Ecco, memore di questo grandissimo gesto di amore nei confronti di questa città e di questa forza, di questo forte mecenatismo presente, ecco, noi stiamo cercando di interpretare questa importante dose che c'è, che respiriamo tra gli imprenditori di questa comunità. E quindi come DMC stiamo appunto portando avanti questo grande gesto di generosità, di attenzione e di imprenditori che stanno continuando ad investire sul bimillenario con una serie di prodotti, di servizi, di oggettistica. E quindi attraverso Gabriele Cirilli pensiamo di farli conoscere al mondo e di portare qui i turisti e gli amanti della nostra storia, della nostra cultura in questa città, in questo territorio. Certo, si è già partito. Un po' di treni oggettivamente li abbiamo persi come comunità per una serie di ritardi delle varie amministrazioni che si sono succedute. Io voglio ricordare che soltanto la Camera di Commercio da 5 anni a questa parte sta investendo su questo tema della città dell'amore, della città di Ovidio e del museo. Per noi le celebrazioni, per noi imprenditori, operatori culturali, le celebrazioni ufficialmente, come ha dichiarato il sindaco con il quale stiamo lavorando in grande collaborazione, finiranno ufficialmente col certamen dell'aprile del 2018, ma di fatto per noi l'attenzione e la valorizzazione di Ovidio e di questa comunità, vediamo che attorno a Ovidio non finirà mai, tant'è che abbiamo detto a Gabriele che gli abbiamo chiesto anche da parte sua un investimento importante su di noi, e se i risultati ci saranno, come siamo convinti che ci saranno, se già a vedere la partenza che è stata fatta sui media, sui social da parte di Gabriele nel valorizzarci, pensiamo che potrà durare per tanto tempo.